Buongiorno a tutti. La meditazione di stamattina si trova in Efesini 5, versetti 15 e 16. Badate dunque di camminare con diligenza, non da stolti, ma come saggi, riscattando il tempo, perché i giorni sono malvagi. Com'è che uno può camminare come saggio? Conviene, prima di tutto, capire che cos'è la saggezza. La Bibbia ci dà questa risposta in Proverbi 9:10. Il timore dell'Eterno è il principio della sapienza, e la conoscenza del Santo è intelligenza. Qui impariamo che la vera sapienza, cioè la saggezza, è nel conoscere il Signore. Fuori di Lui non esiste cosa alcuna che si può chiamare saggezza. Geremia 9:23-24 dice: «Il savio non si glori della sua sapienza, il forte non si glori della sua forza». Il ricco non si glori della sua ricchezza, ma chi si glori di questo? Di aver senno e di conoscere me, che sono l'Eterno, che esercita la benignità, il diritto e la giustizia sulla terra, perché mi compiaccio in queste cose. Conoscere Dio è conoscere la sua giustizia, il suo carattere d'amore. Nel deserto di Sinai, Dio rivelò in modo speciale questo suo carattere a Israele, insegnandogli di riflettere loro questo amore e giustizia. Nel suo ultimo discorso al popolo di Israele, Mosè disse loro: «Ecco, io vi ho insegnato statuti e decreti, come l'Eterno, il mio Dio, mi ha ordinato, affinché li mettiate in pratica nel paese in cui state per entrare, per prenderne possesso. Li osserverete dunque e li metterete in pratica, poiché questa sarà la vostra sapienza e la vostra intelligenza agli occhi dei popoli, i quali, udendo parlare di questi statuti, diranno: questa grande nazione è un popolo saggio e intelligente. Deuteronomio 4, 5 e 6. Quindi, conoscendo il Signore, contemplando il suo amore e giustizia, apprezzeremo chi è Lui. Questo creerà in noi uno spirito di saggezza e metteremo in pratica i suoi statuti. Ma questo non serve solamente per la nostra felicità e salvezza, bensì anche per la salvezza degli altri. Mentre siamo in contatto con altre persone, vedranno la pace e l'amore che riempiono le nostre vite. E così avremo un'opportunità di portare queste anime a Gesù. Vi auguro oggi di conoscere il Signore e che tu possa ricevere lo spirito di saggezza per camminare con fiducia in questo giorno. Buona giornata.